parola del sole ci viene incontro con la bellezza incantata delle coste, in un tratto di mare che riporta il viaggiatore ai ricordi dei tempi omerici e delle loro leggende. A Taormina abitarono i primi greci stabilitisi in Sicilia e vi lasciarono i resti di uno dei più grandi teatri ellenici conosciuti. Oggi le case allineate sulla cresta della montagna sono dominate dal castello saraceno e Taormina è famosa nel mondo per il clima e l'amore dei turisti. In Sicilia le varie civiltà e dominazioni hanno creato monumenti d'arte di luminosa bellezza. Ecco a Monreale il chiostro del Duomo dalle colonne di svariatissime forme e decorazioni. Su un capitello la prima raffigurazione della Trinacria, antico simbolo dell'isola. La cattedrale di Palermo è un'opera grandiosa, tra il palazzo, la chiesa e la fortezza. Era basilica cristiana che gli arabi trasformarono in moschea ed i normanni restituirono al primo culto. Vi lavorarono generazioni di artisti di ogni età e scuola, gotica, moresca, rinascimentale, barocca. Gli audaci archi montanti, i campanili slanciati, la cupola e le statue di grazia settecentesca le assicurano l'ammirazione stupefatta dei visitatori. All'incrocio delle strade principali di Palermo sono i famosi quattro canti di città. Questa è sempre la Sicilia che richiama i turisti. La Sicilia, per così dire, delle cartoline illustrate. Ma c'è poi tra gli illustri monumenti e le chiese ed i palazzi mirabili il popolo siciliano con i problemi della vita quotidiana, il traffico vivace, la sua vitalità, le abitudini, le esigenze, i suoi costumi. La vita del mercato si anima in queste scene che sono i riflessi più immediati e diretti di un problema economico, politico e sociale di portata vastissima.
Abbiate Catanesi di Sua Maestà il Re. Il sovrano inaugura la nuova strada per l'Etna. Un'altra industria da tempo scomparsa e forse dimenticata è quella della manna. La manna, questo miracoloso prodotto ultranutritivo che secondo le sacre scritture sembra sia piovuto dal cielo ed abbia nutrito il popolo di Israele nel suo passaggio attraverso il deserto, si ricava dall'orniello o Fraxinus ornus, come è chiamato dai botanici, dei quali si coltivano in Sicilia 4.000 ettari. Dal tronco di questa pianta, o per puntura prodotta da insetti, o per incisioni fatte giornalmente dai contadini, vien fuori, durante i mesi di agosto e settembre, il succo della manna, che in brevi giorni si condensa lungo il tronco stesso in forma di colatura bianca come la cera. Il prodotto in cannoli, detto anche manna in lacrime, è il più ricercato per essere venduto come dolciume nei paesi nordici e gli spezzami vengono utilizzati per l'estrazione della mannite, che è poi venduta in coni o in tavolette di varia grandezza. Opere del regime. Il Palazzo del Banco di Sicilia. I lavori di ultimazione nei reparti zootecnici del nuovo centro agricolo sperimentale provvisto di istituzioni educative e assistenziali. Il convalescenziario di Santo Pietro, costruito dalla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali per la cura delle malattie contratte nel lavoro. Il preventorio antitubercolare.
prototipo della Real favorita per classica gara motociclistica. Targa Florio, vinta brillantemente da Corrao con una 350 cm, che ha segnato il miglior tempo assoluto e battuto macchine di maggior cilindrata. Trebbi ancora senza macchine. Dai covoni che si profilano sul cielo estivo vengono tolti i mannelli, portati sull'aia. Cavalli e muli, muovendosi a giro, aprono con gli zoccoli e gli antichi strumenti la spiga. La pazienza, la calma dell'uomo e degli animali concludono su questo breve campo biondo l'opera paziente e lunga della natura nel maturare il grano. Un cantico arcaico e religioso pare si sprigioni da queste opere. Quando dai ventilabri si spandono nell'aria i chicchi e la pula è come una pioggia d'oro. Grano, prima ricchezza, oro vegetale. Una novità solenne e lieta è in questi atti che si ricollegano agli antenati degli antenati. Ma adesso tocca alle donne, munite dei loro grandi vagli, l'ultima mondatura. È giusto. La donna vuol dire la casa. E la casa vuol dire non solo il tetto, ma il pane per i figli. Comune a tutti i cuori è la preghiera. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Sicilia, anno zero. È la Sicilia delle vecchie zolfare. La Sicilia di 100 anni addietro, immobile nel tempo. Qui siamo ad Aragona, in provincia di Agrigento. Questa miniera di zolfo ha un secolo di vita. E oggi il minerale lo estraggono con gli stessi sistemi di un secolo fa. In 100 anni, ora per ora, giorno per giorno, gli uomini hanno quasi vuotato la montagna. Arrivano di buon mattino dai paesi vicini e si avviano al lavoro come facevano i loro padri, come facevano i padri dei padri. Per 8 ore rimarranno sottoterra, per 8 ore saranno impegnati in un lavoro da talpe. Al tempo dei romani in queste miniere scendevano i forzati, i galeotti delle prigioni imperiali. Ai nostri giorni, certo, le condizioni di vita non sono le stesse. Ma l'ambiente, la fatica, i 35 gradi di calore che rendono penosissima la permanenza in questi luoghi evocano bibliche maledizioni. I minatori sono costretti a lavorare senza indumenti perché anche un piccolo straccio addosso provocherebbe una irritazione intollerabile. E atroce a dirsi, tutto questo oggi non serve più. Messina, risorta per volontà del Duce, con le salve regolamentari delle batterie costiere di San Ranieri e col clamore delle acclamazioni di una folla enorme che copre i lati a monte e a mare dello sbarcadero, presso il monumento che ricorda la batteria siciliana Masotto, caduta nel 1896 ad Adua, saluta l'arrivo sulla terra siciliana del fondatore dell'impero, in un tripudio di sole, di musiche e di bandiere spiegate. 13 anni di attesa avevano portato al diapason l'impazienza di questo popolo ansioso di poter manifestare al Duce l'impeto incontenibile della sua gratitudine, del suo entusiasmo e della sua fede. E il Duce ha dimostrato gradirlo, percorrendo sempre in piedi, nella macchina scoperta, le vie delle storiche città e delle ubertose campagne sicule, ascoltando con evidente, commosso compiacimento le infinite benedizioni che da ogni cuore prorompevano al suo passaggio e rivolgendo dall'alto dei podi la sua parola di elogio, di incitamento, di promessa e di auspicio alle moltitudini acclamanti. Il mio viaggio in Sicilia a scopi pacifici e costruttivi.
sono venuto per vedere, per constatare quello che si è fatto, per vedere e per constatare quello che si sta facendo, ma soprattutto per vedere e per constatare quello che resta ancora da fare. Inizio della redenzione del latifondo siciliano. Il popolo di Palermo, accogliendo i membri del governo, le insegne e le gerarchie del Consiglio Nazionale del Partito, esprime con una grandiosa rassegna di forze fasciste e con entusiastiche manifestazioni la sua gratitudine al Duce che ha voluto questo storico evento decisivo della storia millenaria della massima isola mediterranea. Le gerarchie con a capo il ministro segretario del partito raggiungevano in torpedone Malvello, nel comprensorio del Delice a 44 km da Palermo, per fondare il centro rurale dedicato alla memoria del caduto fascista medaglia d'oro Giacomo Schirò. Sull'altura Cozzo Monello, sua eccellenza Starace, dava il via ai lavori di dissodamento per la bonifica che veniva simultaneamente iniziata anche nelle province di Catania, Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Messina e Siracusa. Dopo aver iniziato anche le piantagioni arboree con semi di robinio e di eucalipto, il segretario del partito, unitamente ai membri del governo e alle altre gerarchie, presenziava uno spettacolo popolaresco che con canti e danze ha concluso in schietta allegria campagnola il rito rurale.